Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, la Carpegna Prosciutto ospita il Banco di Sardegna Sassari in una sfida delicatissima tra formazioni a pari merito in una classifica di un campionato in cui stanno facendo fatica. Cinciarini, extra pass per il tiro da tre punti, eccolo qui. Apre però la Rampopoulos, poi Krujlin si appoggia a Gombo, si gira il francese, morbidissimo Gombo. 12-8 il punteggio. Cinciarini si arresta, alza la palla per Mokevičius, pallone per Sassari, Gentile questa volta attacca di grande intensità, va ad appoggiare il decimo punto della sua formazione. Bone lavora di nuovo col palleggio, l'uscita dai blocchi di Visconti. Ancora Cappelletti, attacca questa volta nell'angolo, Alfonso Mecchini da tre punti, seconda bomba consecutiva. Tairi di nuovo fino in fondo ad appoggiare, completa l'opera la Dinamo. Cinciarini che va da Aftote a chiudere l'arcobaleno. Cappelletti intercetta, vola Gombò in contropiede a schiacciare. Cinciarini si rialza mantenendo il palleggio aperto in modo legale, poi si butta dentro, segna con il fallo, l'urlo di gioia di Andrea Cinciarini. Cappelletti contro Blewitt, il blocco di Gombo, poi la palla per Jefferson, si apre da tre punti, Brandon Jefferson, eseguita alla perfezione la richiesta di Bucchi, tambone poi dall'altra parte, non può bastare. Nel primo tempo abbiamo preso 20 punti, nel secondo solo 8, quindi se riusciamo a contenerli da quel punto di vista poi possiamo correre, possiamo fare le nostre cose in attacco e possiamo avere una chance di portare a casa. Gombo mette il punto esclamativo. Tairi esplode ancora con il suo 18° punto. Cinciarini prova ad attaccare, fino in fondo Cinciarini sbaglia, il tap-in di Eugenio Smokevičius. Mantiene l'equilibrio Gentile che scarica per Jefferson, poi Rampopoulos, Tairi si alza dall'arco, anche lui realizza, più 30. Attacca ancora nell'angolo, tambone. Poi lo scarico per Cinciarini che va fino in fondo ad appoggiare, 17-0. Cinciarini, meno 12 e palla in mano, prova a sognare Pesaro contro te, che inchioda letteralmente. Ford ruba la palla a Jefferson, si invola a schiacciare Quincy Ford, è ancora viva Pesaro. Ford punta l'avversario, lo scarico nelle mani di Tambone, poi va da Visconti, il mancino si alza da tre punti, incredibile la Vitrifrigo Arena. Tairi, canestro e fallo. Poi Krujlin allo scadere a segno. Alla fine arrivano anche 10 punti di vantaggio per Sassari. Termine quarto quarto, termine partita, termine prosciutto per 69. And it was huge for us. We haven't won a game on the road in the Italian League or the Italian Championship, and that was a goal for us today.